nostro numero dell'armatura invisibile vi presenterà un uomo di Dio vissuto nello scorso secolo, il quale ha dimostrato praticamente che cosa significa avere fede in Gesù nel bel mezzo di una malattia. Nel Sudafrica di inizio Novecento, durante un'epidemia di peste bubonica, il nostro protagonista racconta: «La fede è vita, la fede è l'opposto della paura, la fede produce vita nello spirito, nell'anima e nel corpo». E siccome avevamo lo spirito della vita in noi, io ed un cristiano olandese seppellimmo molte persone morte a causa della peste. Eppure non ne venimmo mai contagiati. Perché? Perché vivevamo sotto la protezione di Gesù e noi abbiamo testimoniato che quella legge della vita funziona. Il governo inviò una nave di medici per fronteggiare quell'epidemia e uno di loro, particolarmente scettico, rimase sorpreso dalla nostra immunità. Continuavano a chiederci con cosa ci eravamo protetti e la loro insistenza mi spinse a dimostrare la protezione di Dio al microscopio. Sfidai il medico, uno dei medici più scettici, a prelevare l'altamente contagioso liquido fuoriuscito dai polmoni dei cadaveri e a posarlo sul palmo della mia mano. Invitai loro ad osservare al microscopio che i germi di quella malattia si comportavano in un modo diverso. Dovettero dichiarare, pieni di sorpresa, che tutti i batteri posati sulla mia mano morivano all'istante. John Grant Lake nacque il 18 marzo del 1870 nell'Ontario, in Canada. Nel 1886 si trasferì con la sua famiglia nel Michigan. Era uno di 16 figli e insieme a molti dei suoi fratelli sviluppò una strana malattia digestiva, una malattia che ne uccise 8, ma egli riuscì a sopravvivere. Questa eccessiva esposizione alla malattia e al dolore fece scintillare in lui un raro ed intenso desiderio della potenza di Dio. Fu salvato all'età di 16 anni e si unì alla Chiesa metodista. Decise di confidare in Dio soltanto ed esclusivamente per la sua guarigione. Egli fu guarito, ma crescendo fu affetto da un'altra malattia, questa volta di tipo reumatica, che gli faceva crescere distorte le gambe e deformava il suo corpo. Dopo aver udito delle guarigioni che avevano luogo sotto il ministero di John Alexander Dowe, andò a Chicago affinché si pregasse per lui. Dopo la preghiera e l'imposizione delle mani su di lui nel nome di Gesù, fu completamente guarito e le sue gambe furono raddrizzate. A seguito della sua guarigione miracolosa, Lake cominciò a credere fermamente che nessun altro suo parente dovesse morire. Studiò per il ministero nella Chiesa metodista e nell'ottobre del 1891 fu ordinato pastore di una chiesa in Wisconsin. Ma piuttosto che fare il pastore lì, egli scelse di darsi agli affari e fondò un giornale, The Harvey Citizen. Incontrò e sposò Jenny Stevens nel 1893 nel Michigan. Ebbero 7 figli. Ma meno di 5 anni dopo il loro matrimonio, a Jenny fu diagnosticata una tubercolosi e un'inguaribile malattia cardiaca. In poco tempo, infatti, divenne invalida. A questo punto, egli fu attorniato da malattie ed infermità. Suo fratello era invalido, una sua sorella stava morendo di cancro al seno e un'altra soffriva di gravi emorragie. E come se non bastasse, sua moglie versava in condizioni disperate. Allora egli pensò di portare i suoi parenti malati alle stanze di guarigione di John Alexander Dowe a Chicago, dove anche lui era già stato miracolosamente guarito da Dio. Il primo che portò lì fu suo fratello invalido da 22 anni. Imposero le mani su di lui e in pochi istanti il Signore lo guarì e si alzò perfettamente guarito. Poi sua sorella che aveva il cancro al seno, anch'ella fu guarita miracolosamente. E prima di avere la possibilità di portare anche l'altra sua sorella, ricevette una telefonata di notte. La sua sorella era gravemente malata e stava morendo. John si precipitò subito a casa di sua sorella, ma quando arrivò
trovò un corpo senza vita. Allora inviò immediatamente un telegramma a Dowe, a Chicago, nel quale scrisse queste parole: «Mia sorella è evidentemente morta, ma il mio spirito non la vuole lasciare. Credo che se tu pregherai, Dio la guarirà». Dowe rispose prontamente: «Tieniti stretto a Dio, sto pregando, ella vivrà». Dio rispose ancora una volta alle preghiere e nel giro di un'ora ella fu risuscitata, totalmente guarita. A questo punto arrivò la svolta decisiva nella vita di John Lake. Dopo che gli amici di rilievo gli ebbero consigliato di rassegnarsi alla volontà di Dio riguardo alle condizioni precarie in cui versava sua moglie, egli aprì la Bibbia cercando luce sulla questione. Ricevette una rivelazione della Scrittura in Atti 10:38, dove è così scritto: «Vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui». Improvvisamente Lake scoprì questo: quella malattia era dal diavolo, quindi non da Dio. Con una nuova fede in Dio, egli chiamò e telegrafò tutti i suoi amici, dicendo loro che aveva intenzione di pregare per Jenny alle ore 9:30 del mattino seguente e che Dio l'avrebbe di sicuro guarita. Il mattino seguente, alle 9:30, Lake impose le mani su sua moglie ed ella guarì istantaneamente. Gloria a Dio! Eventi condussero Lake a seguire la sua chiamata al ministero, la quale avrebbe scosso due continenti diversi, l'Africa e l'America. John era diventato un uomo molto ricco, ma la chiamata di Dio era molto forte sulla sua vita, tanto da indurlo a vendere tutto ciò che possedeva e portare la sua famiglia in Africa, continente in cui Dio lo stava chiamando per ministrare il Vangelo. Giusto per quantificare il gesto di fede, va notato che gli affari di Lake consistevano nella costituzione di un'agenzia immobiliare attraverso la quale incassò nel solo primo giorno di attività ben $2,500. Dopo un anno e 9 mesi conservava in banca la cifra di $100,000 e beni immobili per $90,000, oltre ad un'assicurazione sulla vita del valore di $30,000. Nel periodo della chiamata spirituale aveva aiutato la costituzione del giornale The South Times e acquistato un posto alla Camera di Commercio di Chicago. Nel suo lavoro quotidiano presto scoprì di essere interessato più alla salvezza delle anime che agli affari. Quando decise di lasciare tutto, i suoi soci in affari gli proposero un contratto da $50,000 l'anno, ma Lake, per tranquillizzarli, rifiutò e, con la scusa di una vacanza in Africa, mise fine ai suoi affari. Dopo aver venduto ogni possedimento e devoluto ogni denaro al bisogno, John Lake diede inizio al suo ministero a tempo pieno. Che John Lake aveva per Dio continuò a crescere. Dopo 9 mesi di preghiera, digiuni e molte lacrime versate, alla fine fu battezzato nello Spirito Santo, proprio mentre si trovava in una casa impegnato a pregare per una donna ammalata. La sua vita divenne più potente dopo questa esperienza. Dio agiva attraverso di lui con una nuova forza e le guarigioni furono di un ordine molto più potente. Per Lake il battesimo dello Spirito Santo serviva a dare allo Spirito di Dio un controllo assoluto sulla persona, tale che lo Spirito potesse parlare attraverso di essa in lingue sconosciute. Qualunque esperienza avesse qualcosa in meno rispetto a questa, egli la classificava come un essere ricoperti da profonde unzioni, però non ancora sufficienti da poter essere definite un vero e proprio battesimo nello Spirito Santo. Lake ebbe la rivelazione dello scopo che Dio ha per il genere umano, cioè quello di elevare le persone in una vita e una coscienza
allo stesso livello goduto da Gesù stesso. Questa è la visione che infiamma oggi anche i nostri cuori. Una visione della realtà divina della salvezza in Gesù Cristo, la conoscenza della relazione tra la tua anima e Gesù stesso. Jolake era di carattere forte e ardito, con una personalità affettuosa e avvincente. Era alto circa 1,85 m e pesava circa 90 kg. Aveva occhi grigio chiari e una risata cordiale. Nel 1901 Lake e la sua famiglia si spostarono a Zion City, ma 3 anni dopo ripartirono. Il 19 aprile del 1908, con la sua famiglia, lasciò Indianapolis per una permanenza missionaria di 5 anni in Sudafrica. Lì fondò la Chiesa Apostolica e fu eletto presidente con 125 congregazioni di bianchi e 500 di indigeni. Ritornò negli Stati Uniti nel 1912, dopo che sua moglie morì inaspettatamente di infarto. E siccome questo avvenimento lo scosse nel bel mezzo della sua missione, John Lake non ritornò più in Africa. Nel 1913 si sposò con Florence Switzer e generò altri 5 figli, ebbe così un totale di 12 figli. Poi nel 1914 con la sua famiglia si spostarono a Spokane, Washington. Lì acquistò alcune stanze in una costruzione di un vecchio ufficio. Lake trasformò quegli uffici nell'Istituto di Guarigione Divina. Questo era un posto dove si poteva godere della guarigione divina e un luogo dove era possibile ricevere degli insegnamenti per applicare la potenza guaritrice di Dio nella vita di ogni giorno. Insomma, un posto dove accadevano miracoli. Egli vide molte guarigioni appunto in quelle stanze, ed uno in particolare fu quello della signora Teschia, la quale a 35 anni aveva sviluppato un fibroma maligno, una massa contorta di muscoli, tendini e arterie dal peso di 14 kg. Nel giorno in cui non poté più reggersi in piedi al culmine della sua agonia, questa donna implorò Gesù, il quale la guarì. La potenza di Dio venne su di lei e la signora cominciò a contorcersi e a scricchiolare, e nel giro di 3 minuti fu totalmente guarita. Il tumore sparì completamente. Lake aveva il giusto concetto di Dio come un padre amorevole. Aveva anche compassione, santità, audacia, visione, umiltà, fede e preghiera. Tutti questi punti giocano un ruolo importante e sono tutti quanti necessari. John Lake morì il 18 settembre del 1935 all'età di 65 anni. Egli non esitò mai a rispondere alla chiamata di un ammalato e non si risparmiava mai di andare in nessun luogo in cui c'era bisogno di lui. Fu questa la motivazione che lo portò in viaggio verso una strana città dell'Africa la cui gente non si risparmiava di presentare a Lake tutti gli ammalati, i ciechi e gli zoppi. La sua compassione li raggiungeva e Dio lo fortificava in quel tempo di necessità. La signora Lake, la moglie, era una donna versatile. Ella non sapeva mai quando John le avrebbe portato qualche bisognoso a casa. Ciò non infastidiva affatto la signora Lake, anch'ella aveva un amore particolare per quella gente. John Lake era un uomo molto franco nelle cose di Dio. In una conferenza in Africa si discuteva sul tremendo influsso degli stregoni indigeni. Lake esortava i credenti dicendo: «Perché non scacciate il diavolo da questi impostori e liberate la gente dal loro potere? La Bibbia dice in 1 Giovanni 4: «Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo». Fu un uomo che rifiutava ogni compromesso. Nulla l'avrebbe fatto deviare dalla parola di Dio, un uomo molto umile. Dava sempre a Dio la gloria ed era la potenza di Dio a fare quei miracoli. John diceva sempre che la sua anima non era abbastanza grande e il suo cuore non era abbastanza sottomesso per portare la meraviglia di Dio. Era quindi un'unzione di potenza e di umiltà. Lake era anche un uomo di preghiera. Spendeva del tempo sulle sue ginocchia, ma gli piaceva anche camminare e pregare. Questi erano appunto i suoi 2 modi preferiti di pregare Dio.
l'unzione viene data da Dio per servire, diceva, uscire ed usarla. Possa Dio usarsi di noi per demolire le opere del diavolo. Aveva un messaggio e una comprensione completa della parola. Non insegnava solo sulla guarigione, ma su ogni altro oggetto e soggetto necessario ad edificare una buona vita cristiana ed equilibrata. I suoi sermoni duravano dai 20 ai 30 minuti ed amava trattare ogni punto attraverso illustrazioni vive e reali. Erano messaggi di guida, coraggiosi, e inoltre, ministrando ai malati, aveva una meravigliosa comprensione e tenerezza. In risposta ad un grido proveniente dal cuore di Lake, lo Spirito di Dio lo condusse negli Atti degli Apostoli e, iniziando dall'effusione del giorno di Pentecoste, lo incitò dicendo: «Adoperati per essa, combatti per essa, insegna alla gente a pregare per essa, perché la pienezza della Pentecoste verrà incontro al bisogno del cuore umano ed essa soltanto avrà la potenza di sopraffare le forze dell'oscurità». Voglio concludere questa breve narrazione rivolgendoti le parole ispirate da Dio, valide ancora in un tempo come il nostro. Tu che sei malato, mettiti in contatto con la legge della vita di Dio. Leggi la sua parola al fine di illuminare il tuo cuore in modo che tu possa guardare con maggiore sicurezza Gesù e credere. Prega che lo Spirito di Dio venga nella tua anima, prenda possesso del tuo corpo e il suo potere ti farà stare bene. Questo è l'esercizio della legge, dello Spirito, della vita in Cristo Gesù. Dio ti benedica.